Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare insieme a voi delle scatolette che sono veramente semplicissime. È un lavoretto veloce e carino e diciamo che in questo momento ho deciso di fare dei video un pochino meno impegnativi perché ho visto che diciamo un po' tutti come me del resto dopo questo periodo di lockdown in cui siamo stati costretti a stare in casa e quindi ci siamo dedicati un po' di più alle nostre passioni, ai nostri interessi, finalmente visto che c'è un minimo di possibilità di fare qualcosina in più, credo che tutti come me abbiano voglia di un pochino di libertà, di svuotare un pochino la testa e magari di fare altro. Per cui ho deciso di in questo momento diciamo di stoppare con dei video magari troppo impegnativi dove bisogna passare troppo tempo per fare questi lavori, perché immagino che appunto si abbia un po' voglia di uscire, vedi magari le temperature che cambiano, vedi finalmente la possibilità di fare qualcosa di diverso e quindi stavo pensando di fare dei video relativamente più brevi con delle cosine più veloci, giusto per stare comunque un pochino in compagnia, ma appunto senza passare veramente troppo tempo come abbiamo fatto finora, perché anche un po' diciamo costretti. E comunque ditemi quello che ne pensate, se la mia idea in questo momento è giusta, cioè se siete anche voi della mia idea oppure no, e poi vediamo se nei commenti le cose non sono come penso io, posso sempre rivedere la cosa. Se invece siete d'accordo con me, magari andiamo verso l'estate con un qualcosa di più, con dei video un pochino più leggeri. Comunque fatemi sapere, sono molto molto curiosa. Detto questo vi faccio vedere quello che ho intenzione di fare oggi, e cioè delle scatolette veramente veramente semplici. Io ne ho già realizzata una, vi farò vedere come farla, velocissima. Allora, sono partita dal riferimento di un foglio, questo è uno dei miei kit digitali che ho stampato su un foglio A4 a piena pagina, quindi siamo a un 29 virgola, diciamo che la larghezza deve essere un 30. L'ho fatto questo 18 centimetri. Allora, questo 18 centimetri vi dico subito che può essere relativo, perché in base a quanto fate lunga questa dimensione la scatoletta vi darà più o meno alta, quindi regolatevi voi. Io giusto così per riferimento l'ho fatta da 18. Adesso cosa vado a fare? Vado a fare una cosa semplicissima. Allora, intanto sulla parte corta del mio foglio, quindi lo giro dall'altra parte, vado a fare un piego a 5 cm sia da una parte che dall'altra. Questa distanza, che quindi io ho fatto 18 per cui è di 8 cm, è quella che vi dicevo che è relativa, sarà l'altezza della nostra scatola, quindi a seconda di come la fate la scatola vi verrà più o meno alta, tanto voi dovrete sempre tenere 5 cm da una parte e 5 cm dall'altra per fare il lavoro, quindi la parte centrale ve la regolate come volete. Dopodiché vado a fare un piego a 5 cm e invece di segnare tutti i pieghi a 5 cm, perché devo praticamente dividere per 5 il mio foglio, lo faccio direttamente in questo modo. Praticamente vado a piegare il mio foglio in questo modo qui, finché non arrivo al bordo, e pieghiamo l'ultima volta. Vedete che qua il foglio è rimasto meno di 5 cm, ma non è un problema. Ora, con la forbice, intanto facciamo anche così, vado a fare a segnare meglio i due pieghi che abbiamo fatto a 5 cm sul lato lungo, così. Ok. E adesso siamo in questa situazione. Quindi cosa faccio? Con una forbice vado a tagliare da un lato tutte le parti così
sottostanti fino alla prima piega da 5 centimetri. Vedete, una cosa proprio semplicissima. Ok, abbiamo tagliato. Ora, fatto ciò, andiamo semplicemente a formare la nostra scatoletta andando a chiudere la parte più corta che ci è avanzata, la chiudiamo sotto la prima parte da 5 centimetri, così il lavoro rimane pulito. Ok? In questo modo qui. Quindi con la vinilica prendiamo direttamente la colla a stick e vado solo ad incollare la parte centrale, quindi l'altezza della mia scatolina. Quindi vado a chiudere. Facciamo in modo che, aspettate, vado a chiudere perfettamente a filo, così, eccoci, guardate la mia scatola. Schiacciamo bene. Ok, ora che abbiamo chiuso il tutto, guardate un po', la parte che abbiamo tagliato è la parte che rimane sul fondo. Quindi io cosa vado a fare? Non devo fare nient'altro che andare semplicemente a chiudere la mia scatola in questo modo. Dopodiché possiamo usare sia del biadesivo che della colla. Io facciamo così, metto intanto della colla, facciamo che metto della colla, così mi rimane più. Facciamo prima dalla parte, prima in questo modo, facciamo prima la parte sottostante. Facciamo così, guardate, metto un po' di colla così al centro, comincio a chiudere e chiudiamo anche di qua e adesso vado, ok, a premere dall'interno, così rimane il tutto chiuso. Vedete che alla fine è venuto fuori un pentagono perché abbiamo 5 lati. Ora, nella parte sopra invece non dobbiamo fare nient'altro che fare, guardate, allora qua abbiamo il piego che avevamo fatto a 5 centimetri, dobbiamo semplicemente andare a lavorare un pochino così le nostre punte, ok? Così la nostra scatola già prende forma. Dopodiché, con la nostra crop dial, cosa facciamo? Allora, io ho fatto già una cosa. Se non ce l'avete, potete misurare e prendere tranquillamente tutti i riferimenti. Io sono andata a bloccare. Vedete che c'è su questo attrezzo, c'è questa parte che si sposta. Serve per regolare, diciamo, per tenere sempre la stessa distanza nel momento in cui voi andate a fare il foro. Quindi io la metto, diciamo, qui in modo che mi fuori sempre alla stessa distanza e vado a forare. Guardate, la parte di sopra invece mi tengo sempre come riferimento questa puntina, o comunque la potete farlo un po' più in basso, potete farlo come volete, non c'è nessun problema. In questo modo vado a bucare tutte e cinque le punte della mia stella, così. È un'operazione semplicissima. Ce ne sono ancora due. Così. L'ultima. Ok, possiamo togliere tutto. Chiudiamo la colla così non si secca. Quindi vedete che ho fatto tutti i miei forellini e adesso non mi resta nient'altro che andare ad inserire un pezzettino di nastro. In questo caso ho deciso di utilizzare del semplice nastrino bianco
questo punto non devo fare nient'altro che inserirlo passandolo in tutti i fori. Usciamo così nell'ultimo foro, in questo modo. Adesso chiudiamo, guardate, chiudiamo la nostra scatoletta e andiamo semplicemente a fare il nostro fiocchetto. Potete usare anche del nastrino più sottile, più piccolino, come preferite, o anche a contrasto. Io in questo caso ho utilizzato un semplice nastrino bianco perché mi piaceva di più. Quindi vedete, la nostra scatoletta è pronta. Guardate che carina, avete visto che è velocissima da fare. Ricordatevi che l'altezza la potete decidere come volete, l'importante sono i 5 cm di chiusura sia sotto che sopra. E a questo punto le nostre scatolette sono pronte e se volete le potete ancora abbellire con delle decorazioni. Come vi avevo anticipato, questo è stato un video velocissimo, però penso che sia una cosa veramente carina da fare perché a volte capita di dover confezionare qualcosa e non si sa come fare. Vedete che riuscite a fare una cosa che sembra veramente una scatoletta professionale in un batter d'occhio, quindi penso che sarà comunque una cosina che vi verrà utile. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale e avete voglia di farlo, mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione e buona giornata. Ciao ciao!